Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a Taormina. Allora, noi questa sera qui da questa splendida piazza Duomo diamo ufficialmente... No. Allora, c'è stata una falsa partenza, ho capito il sindaco. Dai, rifacciamo perché deve essere più caloroso. Ci sono, lo rifacciamo. Allora, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Eccoci, grazie per essere qui con noi e condividere questa sera questo momento che vuole essere magico a Taormina, che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto, e quindi saluto e ringrazio il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Anche qui lo facciamo, un applauso per accoglierlo e salutarlo. Però ci riscaldiamo adesso e salutiamo e ringraziamo anche l'assessore Jonathan Sferra. Sono sicura che potete fare di più e non ci deluderete nel corso di questa serata. E noi siamo qui per dare inizio a quelle che vogliono essere le manifestazioni volute dall'amministrazione comunale per questo Natale 2024, Natale a Taormina, accendi i tuoi sogni, è lo slogan che abbiamo scelto, e ci stiamo attrezzando, come dice il sindaco Cateno De Luca, anche per realizzarli questi sogni, e ne abbiamo tanti per Taormina. E allora noi apriamo stasera con questa cerimonia che abbiamo pensato per dare il via ufficialmente al Natale 2024 a Taormina, e do subito la parola all'assessore Jonathan Sferra. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Valeria per questa ottima presentazione. Come sempre, parlare dopo di lei non è facile. Ah, bene, inizio di buon auspicio. Niente, noi come amministrazione innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco per avermi e averci messo nelle condizioni di lavorare su un programma ambizioso, ringraziare la giunta, Antonio, Alessandra, Peppe, Mario, per la collaborazione sulla stesura di questo programma, e dei consiglieri comunali che hanno lavorato insieme a me. E ovviamente un ringraziamento anche per coloro che sono gli attori principali degli eventi a Taormina 2024-2025. Abbiamo un calendario di oltre 50 eventi in meno di un mese, dove il Palazzo dei Congressi ritorna il motore centrale di questa città, con tanti eventi, musica, teatro e soprattutto una grande attenzione per i più piccoli, con tanti eventi per i bambini, così come la fabbrica di cioccolato, Willy Wonka e tanti altri musical, Frozen, le canzoni Disney. Ecco, il Palazzo dei Congressi ritorna a essere centro importante per questa città. Nel programma ovviamente abbiamo anche pensato, perché è giusto avere un'unica grande comunità, alle nostre frazioni, alle borgate, a Trappitello, dove faremo il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, dove è anche possibile andare in un attimo a vedere il bellissimo presente vivente che negli ultimi anni è diventato un punto d'eccellenza e d'attrazione per tutto. Sì, amore mio. E poi ci sono i più piccoli, appunto, il mio figlio dice: papà, cosa c'è per me? E quindi tantissimi eventi anche a Trappitello e nelle frazioni. E poi a Taormina, oltre a queste bellissime luminarie che a breve vedremo accese, avremo anche la possibilità di visitare i mercatini di Natale, se ne parla da anni e non si erano mai fatti. Quindi alla Villa Comunale ci saranno i mercatini, che saranno collegati con un trenino natalizio dal centro verso la villa. E poi ancora tante altre attività che non voglio svelare qui, che troverete online, sui social e anche nelle locandine, con i nostri programmi che sono stati già presentati una settimana fa. La programmazione è importantissima per questa amministrazione, perché vuole far tornare Taormina al centro anche per quanto riguarda la destagionalizzazione, e quindi Taormina guarda al Natale anche come evento di promozione della nostra località. E poi già programmiamo, già guardiamo al 2025, dove avremo in questa piazza il countdown con personaggi importanti che non vi svelo ancora, lo faremo quanto prima,
e poi ancora tante altre attività che proseguiranno a gennaio, febbraio e marzo e daranno il via alla nuova stagione turistica. Quindi adesso noi un attimo spegniamo la pubblica illuminazione, spegniamo il tutto. Sì, creiamo l'atmosfera, vogliamo fare buio adesso per poi procedere ad accendere le nostre luminarie, speriamo di stupirvi con gli effetti speciali e quindi spegniamo Taormina. Bene, tutto ha funzionato. E allora un applauso glielo facciamo perché hanno corso in questi giorni, anche Sfera ha perso 4-5 kg perché c'era ovviamente il timore rispetto a quella che è una strategia che ci vede protagonisti nel giocare d'anticipo. Noi apriamo la prima fase del nostro Natale, cioè aspettando il Natale, e cambierà poi quella che è la nostra immagine che oggi vi offriamo in questi termini dal 7 di dicembre, 7 e 8 di dicembre con l'accensione dei nostri alberi, ci sarà anche il sindaco di Asiago, il 7, che ci ha donato un meraviglioso albero, ci sarà naturalmente una modifica e si apre la fase del Natale. Noi
siamo contenti che quel lavoro che è stato fatto in questi mesi ha consentito il Palazzo Municipale di cominciare a funzionare. E un palazzo municipale funziona se è in condizioni di programmare, come è stato detto, e ovviamente di poter attivare quelle azioni che nel caso specifico di Taormina sono un elemento che lavorano e soprattutto viaggiano alla stessa velocità del brand Taormina. E questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Siamo riusciti a fare un investimento importante, è stato sottolineato già, lo ribadiamo, i fondi che abbiamo investito per questo Natale sono fondi comunali che derivano da un lavoro che è stato fatto in questi mesi, ma quello che è importante, la nostra visione, come è stato già accennato dall'assessore Sferra, va ben oltre. Noi già stiamo lavorando alla fase successiva, da febbraio in poi, e anche per quelle che saranno gli eventi collegati ad altri momenti importanti. Quindi Taormina che dà un esempio, mi permetto di dire, di buona amministrazione. Noi ci auguriamo di essere all'altezza delle vostre aspettative. Me l'auguro anche per la testa dell'assessore Sferra, ovviamente, il quale si è preso la responsabilità di organizzare con tutto lo staff, tutta la giunta, i consiglieri comunali, c'è un lavoro sinergico che è stato fatto e che lo vedremo nei prossimi giorni anche quale elemento di qualità sulle scelte che sono state fatte. Naturalmente non partiamo dal presupposto che abbiamo raggiunto il massimo, anche perché l'asticella io sono abituato ad alzarla costantemente, però per quella che è la situazione della quale che abbiamo lasciato alle spalle, devo dire che si sta partendo finalmente con quella marcia in più. Quindi a tutti voi dico grazie per la vostra presenza. Il nostro programma è un programma molto ricco e vario, come è stato detto, ce n'è per tutti i gusti, e riportare al centro della strategia degli eventi il Pala Congressi, dopo gli interventi che sono stati fatti e quindi anche quello che è stato l'obiettivo di averlo anche in regola e quindi agibile, ci mette nelle condizioni di puntare la nostra ora attività nei confronti di altre strutture importanti che naturalmente metteremo nel circuito della promozione e di quella che sarà anche la posizione di Taormina nei prossimi mesi. Sono stato autorizzato dall'assessore Barbagallo a comunicare che il GAL Peloridani, di cui fa parte Taormina, il GAL Terra dei Miti e della Bellezza, avrà una dotazione finanziaria di quasi 900.000 euro per avviare una strategia alla quale noi teniamo molto e diciamo che parte proprio da una nostra intuizione, che è quella di coinvolgere tutti i comuni, sono una trentina, in una strategia di promozione, di brandizzazione, di brand diffuso di Taormina, che vedrà protagonisti da febbraio a maggio con Baricentro Taormina e le cinque valli di cui è articolato questo GAL, che è stato costituito nel 2009 nella metropoli di Fiume di Nisi da tale Tadeo De Luca, e che continua a dare risultati importanti per il nostro territorio. In quella strategia vedrete anche quella che sarà un obiettivo che ci siamo posti sulla destagionalizzazione
e che riguarderà un investimento importante, e lo voglio dire a tutti gli esercenti, ai commercianti, agli albergatori, vi invitiamo a seguirci in questa strategia e quindi a limitare il più possibile le chiusure, se non in una articolazione a turno, in modo tale che l'investimento che stiamo facendo sia utile a tutti e consenta al nostro territorio, anche in quelle fasi di cosiddetta bassa stagione, invece di continuare ad essere il protagonista, l'elemento di traino. Brandizzare quest'area vasta con Taormina è l'obiettivo che abbiamo, anche perché io parto dal presupposto che noi non dobbiamo lamentarci dei troppi turisti, come dice qualcuno. Dobbiamo avere la capacità di indirizzare il richiamo del brand Taormina in una strategia di coinvolgimento del territorio con altri comuni, quindi decongestionare da un lato, valorizzare gli altri territori, anche perché quando si sentono strategie da mettere in campo per respingere i turisti, i visitatori, io la reputo una bestemmia, non una follia, ma una bestemmia. Quindi dobbiamo avere la capacità, e non ci manca, di prendere il brand Taormina, ecco cosa significa brand diffuso, e coinvolgere il territorio. Quindi vedrete quali sono le azioni che stiamo mettendo in campo con una visione sinergica e strategica del nostro territorio, che vede al centro Taormina come brand ovviamente eccellente, di grande richiamo, ma coinvolgendo tutto il nostro territorio, perché noi abbiamo municipalità, territori che sono meravigliosi e che meritano, ovviamente con gli standard di qualità, con metodologie replicabili che saranno stabilite, di poter usufruire di questa strategia. Grazie a tutti e buona permanenza. Noi lasciamo adesso questo splendido palcoscenico naturale al magico sax di Mr. Fabris e il suo DJ set.
Thank you.
sit and spin it tea. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like a roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like a roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, I'm on fire. I tell them, I'm on fire. Con le mani, amore, per le mani mi prenderò. E senza dire parole, e sulle mani tutti quanti, soprattutto le coppie, le coppie innamorati, bella come dici, ma correremo in cielo, cambierà, sa, non torneremo a we'll be right back.
guardare, ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione è stata finita, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. Yeah.
Thank you.
io sulle cuffie non sento bene, però l'ho sentito. Allora, è da un po' che non si diversa quando si sta all'aperto. Però, secondo me, siamo fatti per questo, per divertirci. Quindi vedo che avete la voglia, c'è chi già ha superato la paura, l'inibizione, quindi si muove. Gli altri li vedo un pochino più stanchetti. Ragazzi, si vive una sola volta, quindi dobbiamo scatenarsi. Vogliamo vedere la piazza bella scatenata, urlo! Il corso di Bianca! È vietato stare con le mani in tasca, sulle mani! Anche per poco si salta! Parliamoci!
Rinforzi qua, bravi, sei venuti. Prima ragazzi non hanno cantato perché Alba Chiara non la conoscono ovviamente. Io no, Alba Chiara. No. Ah, tedeschi, io sulla squadra. Qualcuno che sa tedesco? Tu lo sai. Vabbè, ci siamo capiti. Adesso cantate. Questa è proprio una canzone tipica tedesca. Ragazzi, mi raccomando, la sappiamo tutti. La collina si sta dando buia e assassina, e in mezzo al quadro c'è una contadina, un vostro tramonto sembra una bambina, i 50 anni di 5 figli venuti al mondo come colina, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
una donna, eccola qua. Come ti chiami? Tania. Tania, perfetto. Tania, com'è? È una bella. È una bella, bella, bella.
cantarla in inglese, perché lei è inglese e quindi se la passiamo in italiano non lo capisce. Dedicata a Paola. Paola, Paola. Ragazzi, facciamo un applauso a Paola che oggi fa gli anni. Oh,
andiamo, vabbè, vai via. È tardi, torna la nanna. Ragazzi, fischiamo, per favore, fischiamo, fischiamo. No. La nanna, questa, che ora sono? Che ora sono? Le 8:30, alle 8:30 va la nanna. Ah. Dove siete? Dobbiamo andare a Milano, per cui abbiamo l'aereo tra un po'. Ragazzi, non le seguite però, non le seguite. Vabbè, allora facciamo un applauso alle signore che ci hanno aiutato, le nostre ragazze immagini della serata. Si chiama? Tania, eh? Grazie, grazie, grazie. Tania, grazie, applauso ragazzi, che bello. Grazie, vediamo a Milano. Tania, ci vediamo a Milano, sei di Milano, ci vediamo a Milano. Ah, in vacanza, vabbè, vabbè. Ragazzi, vedo che siete stanchi, quindi siamo giunti... Oh no, io sì, però. Allora facciamo questa cosa natalizia, facciamo finta che sia Natale, cioè l'atmosfera c'è. Diciamo che qua si parte dopo, ma negli altri posti, con Germania, in Germania, Natale già inizia molto tempo prima, cioè già a novembre c'è, quindi noi non è che siamo fuori tempo, possiamo fare anche ora. Quindi tutti insieme adesso facciamo un piccolo momento natalizio, così anticipiamo il nostro Natale. Vai, di Biagio? No, cantatelo come, perché non me lo ricordo.
canzone tutta la gente con un altro, sul sindaco, tutti quanti ovviamente. Ma a me mi ha chiamato lei, quindi ringrazio lei. Signore, è stata la serata più bella, come dice il nostro amico Nino Frassica, la serata più bella degli ultimi 500 anni. Se vi capita la notte di Capodanno, però non ho registrato la cosa perché non possiamo dire ancora. Saremo su Rai 1 con Frassica, quindi mi raccomando, guardateci, anche se siete fuori in qualche cenone, guardateci perché saremo là, su Rai 1. Vi aspettiamo. Grazie a tutti, buonanotte a tutti e arrivederci ovviamente a tutta l'amministrazione comunale. Grazie a tutti, è stata la serata più bella di Piazza Consolo, Valeria e tutti voi. Ciao Mr. Fabris, ciao!